Da questo punto di vista c'è un tema delicatissimo, delicatissimo, di quanto sviluppo attrarrà dai comuni di limitrofe senza con lo sviluppo di un'area vasta sovracomunale. Anche qua, oggi Fermo è la città della fruizione della cultura. Mi permetto una sottolineatura che è sgradevole farla alla fine, qua le nostalgie fanno male. Cioè la città che noi vediamo è il condensato di una pratica e di una pratica di vita che ha dato luogo a quelle forme, ma cambiando la pratica di vita alcune forme sono destinate all'oblio. Non so se è bene o è male, ma alcune cose noi dobbiamo tranquillamente immaginare che è un inutile, altre cose, qua c'è il tema, di che cosa recuperare della saggezza stratificata nelle nostre comunità per non restare in balia della moda. Allora, tra buoni lasciti e nuovi inizi è la sfida che la comunità può immaginare su questo diventare interlocutore di chi si candida ad amministrare. Ultima sottolineatura, guardate, settimana scorsa eravamo a Bergamo, due giorni fa eravamo a Milano, cioè comuni, se chi si candida ad amministrare dovesse essere competente fino in fondo su quello che fa, ci avremmo il deserto. Massimiliano Colombi, sociologo, oggi per parlare del futuro del capoluogo Fermo dal punto di vista proprio antropologico. Quali sono gli spunti che sono emersi in questo primo dibattito? Fermo, come tutte le piccole e medie città italiane, ha davanti una rivoluzione demografica e quindi il cambiamento della sua popolazione pone problemi ma anche opportunità. Vi segnalo solo due: l'invecchiamento della popolazione, che significa come tenere insieme i nuovi anziani ma anche quei servizi proporre per la loro nuova vecchiaia, e l'altro tema sono i giovani. Fermo è stata sempre capitale delle politiche giovanili, segnalo solo che a Fermo è nato il secondo Informa Giovani, oggi reinterrogarsi su questo fronte potrebbe essere un'opportunità. Una città antica ma anche complessa, uno scrigno di bellezza, però ecco, è sempre un habitat che a misura d'uomo. Centro storico. Il centro storico, come tutti i centri storici delle città italiane, corre un rischio di essere un centro storico bomboniera, e una riflessione su come assicurare la qualità delle funzioni vitali per i residenti è un tema delicato. C'è anche il tema della presenza di una scuola antica come il liceo classico, e qui la domanda è come assicurare la qualità delle funzioni scolastiche ai giovani che abitano il liceo classico. Terza questione, come tenere insieme città Luna Park, città bomboniera, ma soprattutto una città come il mondo vitale, e questa è una sfida non semplice. Ti parlo anche di riorganizzazione anche dei quartieri con il complesso dei servizi da. I quartieri di Fermo sono una ricchezza in quanto Fermo è città plurale, in particolare c'è il tema Campiglione, dove sorgerà il nuovo ospedale che diventa ospedale di territorio, e quindi Campiglione diventa hub del fermano. Gli altri quartieri hanno davanti a sé un equilibrio da ricercare, essere compresi nelle loro specificità e contemporaneamente connessi alla città attraverso la qualità dei servizi, primo fra tutti la mobilità. Come diciamo insieme a Marco Marcatilli, come essere locali e connessi. Architetto Simone Censi, di ritorno a Fermo, la sua esperienza professionale in Sud America per portare nuovi spunti, appunto da uno sguardo più cosmopolita, però radicato alle proprie origini. Fermo, una città complessa, uno scrigno, oggi abbiamo ricordato, però ha nuovi spunti, oggi è un punto di partenza per la nuova frontiera per rilanciare la città capoluogo. Sì, per fortuna viaggiamo, conosciamo situazioni diverse, quindi siamo in grado anche di vedere Fermo da un punto di vista anche esterno, e questa è una cosa molto utile perché riusciamo poi a dare nuove idee, no? E quindi credo che un incontro di questo tipo con Massimiliano, organizzatore della Nuova Frontiera, sia molto utile, e siano molto utili iniziative di questo tipo. Fermo è una città complessa, abbiamo visto oggi come i problemi sono vari, ma abbiamo visto come nella stessa radice della città già ci sono le risposte. Quindi potremmo già anche solo imparando a guardare con
un certo interesse e cercare di capire quello che ha funzionato per 2000 anni, cercare di capire poi come portarlo a essere anche il futuro. Infatti, ecco, si parte dal capoluogo, dal centro storico, dal Girfarco, fino ad arrivare alla periferia, a luoghi più turistici come Torri di Palme e Capodarco, fino a Campiglione. E quali sono appunto la vita sociale che può essere riorganizzata attorno alle architetture? Sì, le architetture, le economie, le persone devono essere viste come tutte componenti della stessa costruzione della città e quindi dobbiamo preoccuparci allo stesso modo di come combinare queste cose. Non possiamo pensare che abbiamo un quartiere esclusivamente turistico, un quartiere solo della produzione, uno spazio solo del passeggio e uno spazio solo degli acquisti. Cercare di mescolare queste componenti e con quello che è la vita quotidiana e quindi vedere in che modo noi possiamo diciamo muoverci nel nostro quartiere trovando tutto e senza necessità di prendere la macchina e quindi in che modo poter sviluppare un'economia che possa funzionare. Lo abbiamo visto oggi, Parigi sta proponendo un sistema urbano del quarto d'ora, cioè che ogni persona al massimo un quarto d'ora magari a piedi o in bici da casa sua possa trovare tutti i servizi basici, le scuole, il lavoro, i supermercati, quindi gli spazi anche degli acquisti, perché questo non si può fare in una piccola città, no? La piccola città dovrebbe avere questo come prerogativa anche in modo molto più forte che una grande città. Quindi è questo, diciamo, uno dei temi su cui si può lavorare per il futuro della città. Viste anche delle elezioni amministrative, sono andati anche l'istituzione dando anche degli spunti anche su interventi strutturali importanti, come il polo scolastico, come l'area di Santa Lucia e l'area dell'ospedale, del nuovo ospedale di Campiglione. Sì, diciamo, da un certo punto di vista ferma il riflesso di quello che funziona e di quello che non funziona ai livelli più alti, a livello regionale, a livello nazionale. Dobbiamo cercare di capire in che modo le proposte che verranno. Non ogni campagna elettorale arrivano nuove proposte, quindi ci possono essere nuovi stimoli per andare avanti, anche scanditi dal tempo e scanditi dalle fasi storiche distinte che attraversa il nostro mondo, no? E quindi cercare di capire che cosa ci chiede questo tempo. Questo tempo magari ci chiede di fare scelte diverse a livello di inclusione sociale, di altre cose rispetto alle proposte che magari venivano fatte 20 o 30 anni fa. E oggi ci ha fatto piacere trovare diversi amministratori locali e quindi trovare una politica presente e un'apertura alle cose di cui si parlava e bisogna capire, diciamo, in che modo portare avanti stimoli che arrivano da nuove forme di guardare l'urbanistica.